Un cartonato, il progetto di un recupero e una edicola intelligente, questi gli argomenti del video che sta per incominciare. Buoni fumetti a tutti. Un video in cui toccherò alcuni argomenti, un video che spero di riuscire a contenere in un minutaggio tutto sommato abbastanza breve per non annoiare nessuno, sperando, come al solito, che questi video siano di aiuto per combattere il logorio della vita moderna. Vado subito a parlare del cartonato. Eccolo qua, è un cartonato che riguarda Dago, un cartonato piuttosto datato. Vi dirò poi come lo ho recuperato in un modo, a mio parere, curioso, ma che potrebbe diventare forse anche un'abitudine. Ma andiamo con ordine. Il cartonato riguarda appunto Dago, edito al tempo da Eura, ormai da qualche anno, Aurea Editoriale, che da molto tempo a questa parte ha proprio in Dago il suo personaggio di punta, tant'è vero che ci sono moltissime ristampe a colori, in bianco e nero, incartonato, imbrossurato, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, perché si vuole avvicinare, approcciare a questo personaggio che io sicuramente consiglio. Questo in particolare è un cartonato piuttosto datato, è stato pubblicato, c'è scritto qui, luglio 1990, insomma siamo a 34 anni fa, è un usato ma è tenuto benissimo, guardate come sono bianche anche le pagine, veramente tenuto molto molto bene, si apre veramente, non è mai, evidentemente chi lo ha posseduto prima di me, insomma era una persona che come me i fumetti, insomma, li tiene bene, li tiene con riguardo. L'autore, come molti di voi sapranno, di questo personaggio, il creatore di questo personaggio è Robin Wood, che è uno sceneggiatore ed un autore che a me piace moltissimo. Ne ho già parlato di Robin Wood sul canale, ho già parlato anche di Dago, ma l'occasione è ghiotta in questo caso per collegare a questo volume anche un discorso un pochino più ampio. Intanto andiamo sul volume, appunto Dracula, il titolo, cioè in questo volume Dago incontra il conte Vlad Tepes di Valacchia, una terra che praticamente governa in maniera dispotica, ma al tempo stesso anche amando, sebbene a modo suo, questo territorio, un personaggio molto forte, tant'è vero che possiamo anche dire che in questo episodio la figura di Vlad Tepes contende il ruolo di protagonista proprio a Dago, una sceneggiatura a mio parere fantastica. Vi farò vedere anche i disegni ovviamente di Alberto Salinas, il primo realizzatore grafico di Dago, sarà poi succeduto da Carlos Gomez, per cui io ho un'ammirazione sfrenata, ma anche da tanti altri disegnatori validissimi. Ovviamente anche Alberto Salinas è un grandissimo artista, secondo me. Vi faccio vedere qualche tavola. Allora, la colorazione probabilmente di questi albi non è eccezionale, ma la storia e i disegni compensano abbondantemente a questo tipo di, se vogliamo, di mancanza. Guardate il volto del conte Vlad, conosciamo in questo albo un po' come avviene di frequente negli albi di Dago, fin dall'inizio, fin da quando veniva sceneggiato appunto da Robin Wood, conosciamo una buona parte della storia del 1500, sia europea ma anche extra europea dal 1500 in poi. Guardate qui questa splash con Vlad Tepes, dietro il castello, la Valacchia montuosa, ovviamente montagnosa, un'atmosfera gotica, un racconto che però non è un racconto di vampiri, non si vedono pipistrelli volare, denti, canini, cose di questo tipo, e qui sta, a mio parere, anche uno dei tanti motivi della grandezza di Robin Wood, parlare di Dracula senza tirare fuori le solite storie, il mantello, il pipistrello che vola. Qui no, qui abbiamo a che fare con il personaggio storico,
Ecco perché è una storia a suo modo unica, a suo modo molto particolare, di Dago e soprattutto di Dracula. Cosa succede? Dracula, ve la faccio breve perché poi non è che sia. Non mi piace molto anticipare le trame in maniera dettagliata perché voglio lasciare al lettore, a voi amici lettori, il piacere della scoperta degli sviluppi delle varie trame. Quello che succede comunque in sintesi è che il conte Dracula cattura Dago, lo imprigiona, vedete, lo riduce in una condizione praticamente di schiavitù, gli lega, vedete, un polso ad una caviglia, lo tiene in questa situazione per mesi. Quindi è chiaro che quando Dago viene poi liberato, ecco, vi torno a far vedere qui, vedete, il dolore sopportato durante questa costrizione, ma anche il dolore quando questa costrizione viene tolta, è immenso. Dopodiché, assisteremo però sempre di più ad un confronto sia fisico che verbale fra Dracula e Dago. È un bello scontro, è un bello scontro di due personalità ben descritte da Robin Hood. Spero che riusciate a vedere bene le tavole perché, ripeto, a dispetto di una colorazione che magari non è eccelsa, però i disegni di Salinas sono sicuramente molto molto belli e soprattutto anche la storia è molto valida. Ci sono, come sempre, succede nelle storie di Dago, personaggi storici che vengono menzionati, o alcuni compaiono anche. Si parla di Solimano, si parla di Carlo V, se non ricordo male. Quindi, insomma, ci sono diversi personaggi realmente esistiti. Guardate intanto i primi piani di Salinas. Guardate proprio gli sguardi, i volti consumati dalla perfidia o anche dalla meschinità certe volte. Vedete anche questo personaggio, che è un personaggio meschino, quello che compare qui a fianco del volto di Vlad Tepes. Ma poi c'è una serie di confronti fra Dracula e, o meglio, Vlad Tepes e Dago. Ci sono dei, intanto vi faccio vedere anche queste immagini molto crude, molto crudeli. Dicevo, una serie di confronti fra Dago e Dracula, Vlad Tepes, interessantissimi. Veramente, anche se a volte si può incorrere in alcune pagine verbose, nel senso che i balloon possono essere abbastanza carichi, in realtà la lettura è agevolissima perché i dialoghi sono freschi, lisci, vanno via proprio in maniera spedita e poi soprattutto creano un alone di fascino e di mistero nei confronti di Dago e anche di interesse nei confronti di Dracula, veramente molto molto ben caratterizzato. Si parla anche di alcuni aspetti della vita privata di Vlad Tepes, dei suoi interessi extra, diciamo, governo della Valacchia. Quindi un albo, a mio parere, che se vi capita di recuperare, adesso vedete, lo potete recuperare in diverse versioni. Questo è stato ristampato più volte dalla Aurea o Eura al tempo, dicevo, appunto, comics o editoriale. Però, ecco, quello che è interessante è che io ho recuperato questo albo, questo cartonato, non in un mercatino, anche se è un albo usato, bensì in un'edicola. Un'edicola intelligente. Perché? Perché l'edicolante ha capito che se tiene dell'usato, magari riesce a venderlo. Tanto è vero che questo non era l'unico cartonato che aveva questo edicolante, e guardate che non sto parlando di resi di magazzino, che è un'altra cosa. Questa è roba, cioè i resi di magazzino è roba invenduta, è merce invenduta, nuova per lo più, che viene riproposta, magari imbustata insieme imbustando insieme più albi, eccetera, eccetera. Qui invece siamo proprio nel mercato dell'usato. Questo è un cartonato che si potrebbe tranquillamente trovare ai mercatini. Scusate un po' di abbassamento di voce.
ai mercatini, oppure anche, perché no, in rete, magari qualche collezionista, qualche lettore vuole appunto vendere qualche albo o tutta la collezione di Dago. A mio parere, ma ditemi la vostra, è un'idea geniale, cioè pensate che cosa potrebbe essere se le edicole in Italia, oltre ad avere gli albi nuovi, avessero un piccolo reparto, piccolo anche grande, potendo avere lo spazio necessario, con l'usato. Ma sarebbe una cosa, cioè io veramente, io quando mi sono ritrovato in questa edicola, che non è l'edicola dove vado di solito, diciamo, a rifornirmi, che ha molti fumetti, sono gentilissimi, eccetera, ma non ha ovviamente roba usata, come non ce l'ha quasi nessun'altra edicola, almeno nella mia zona, qui a Modena e dintorni. Questa invece aveva uno scaffale dedicato a questi albi usati. Infatti io gli ho chiesto, ma senta, ma la provenienza cos'è? Roba nuova, roba usata? No, mi dice, guarda, sono albi che un collezionista, insomma, mi ha dato, voleva disfarsi di questa collana. Il prezzo? 4 euro. 4 euro per un cartonato di Dago tenuto come nuovo. A suo tempo costava 10.000 lire. Lire 10.000, vedete qui. Pensate, ma ditemi la vostra, cosa sarebbe se tutti noi appassionati di fumetti, entrando in edicola, in un'edicola qualunque, trovassimo un reparto dedicato all'usato. Per me sarebbe una cosa, per me sarebbe fantastico. Dove magari poi si può anche andare, così ipotizzando, ecco, si potrebbe magari anche andare all'edicola e scambiare albi usati, eccetera. Insomma, quindi sarebbe veramente, secondo me, una bellissima cosa. Ma ditemi magari la vostra. Tra l'altro, questo edicolante mi ha detto che si procurerà altri albi usati, altri cartonati di Dago, che ovviamente ho già opzionato, perché insomma ho intenzione di, ecco qui la mia proposta di recupero, ho intenzione di recuperare questi cartonati di Dago, cioè Dago vorrei almeno, diciamo così, vorrei avere tutta la produzione di Robin Hood, almeno tutta la produzione di Robin Hood in cartonati. Uno dei più grandi errori fumettofili che ho fatto in vita mia è stato quello di cedere quella che era la mia collezione di Dago, che copriva quasi interamente la produzione di Robin Hood. Purtroppo in una certa fase della mia vita ho deciso di spossessarmi di qualche collezione, alcune non le rimpiango, dico la verità, e non vi faccio i nomi di quelle che non rimpiango. Un paio le rimpiango, una è Dago, l'altra è sicuramente Lazarus Led. Mi piacerebbe avere oggi queste due collane, ma vabbè, insomma, non disperiamo. Questi cartonati di Dago, se li recupero, vedo che anche in rete c'è gente che vende, eccetera, eccetera. Questo è un, come dire, un progetto che ho da tempo, cioè avevo già progettato da tempo di recuperare la collana di Dago, ma non sapevo in quale formato, in quale edizione. È molto bella anche quella a colori in formato bonellide, ha delle bellissime rubriche, cioè ha un'introduzione molto bella con dei dati storici che quindi ampliano, per così dire, le tematiche contenute poi all'interno delle storie, ma la dimensione ovviamente dei disegni in un cartonato è più grande, quindi io alla fine opto per appunto per un cartonato, le splash nei cartonati, alcune immagini, insomma, ovviamente in un albo di dimensione bonellide, sì, sono belle lo stesso, però a mio modestissimo parere in un cartonato, insomma, fanno più figura. Questa è un po', diciamo, le tematiche che volevo esprimere in questo video. Ho già parlato, dicevo, all'inizio di Dago in altri video. Tornerò a parlare di Dago anche in video futuri, perché comunque abbastanza spesso compro il mensile con le storie nuove, quindi lo porterò di nuovo, questo personaggio, sul canale. È un personaggio che a me personalmente piace molto, ma quello che volevo sottoporre alla vostra attenzione, poi mi aspetto ovviamente i vostri commenti, è la meraviglia che ho avuto nel ritrovare all'interno di un'edicola un piccolo mercato del usato.
In ogni caso, il video lo chiudo qui in attesa, come sempre, dei vostri commenti e quindi non mi rimane altro che dire buoni fumetti a tutti e alla prossima!